Si è spento il 12 settembre ed ha lasciato un grandissimo vuoto padre Luigi Ferlauto, fondatore dell'Oasi Maria Santissima di Troina. I funerali sono tenuti nel primo pomeriggio del 14 settembre presso la Radura di Maria nel villaggio Cristo Redentore di Troina, celebrati dal vescovo della diocesi di Nicosia, Salvatore Muratore, presenti il clero diocesano, autorità politiche e militari della provincia e provenienti anche da diverse parti della Sicilia e soprattutto un gran numero di semplici cittadini testimoni delle opere di padre Luigi Ferlauto. Padre Ferlauto è stato e rimane una personalità nota alla collettività, punto di riferimento per tante persone con disabilità e le loro famiglie. Tante le sfide e i traguardi che hanno contrassegnato il percorso di vita sacramentale, un'esistenza vissuta nella spiritualità al servizio dei più deboli. Fabio Venezia, sindaco di Troina, oggi per l'ultimo saluto a Don Luigi Ferlauto, il fondatore dell'Oasi di Troina. Da primo cittadino, qual è la commozione, soprattutto l'onore di salutare per l'ultima volta chi ha fondato una cosa importante nella sua città? Padre Ferlauto era un grande uomo che ha segnato il cammino della storia della nostra comunità, una perdita incolmabile, ma anche la speranza, la forza, la fede per continuare il suo grande progetto a favore degli ultimi e dei disabili. Ed è questa l'eredità, lo straordinario patrimonio di valori che raccogliamo tutti uniti per portare avanti quest'opera profetica che è l'Oasi di Troina. Quanto sei orgoglioso ad avere un concittadino come padre Ferlauto? Il padre è stato un grande uomo, un padre per i disabili, per le volontarie, ma per tutta la città e quindi siamo profondamente orgogliosi di aver avuto una persona straordinaria come lui. Monsignor Muratore, oggi l'ultimo saluto terreno a padre Luigi Ferlauto, il fondatore dell'Oasi di Troina. Nelle sue parole ha detto che Monsignor Ferlauto aveva il fuoco del Vangelo dentro. Con questo, che cosa ha voluto dire e soprattutto quanto è importante l'opera di Ferlauto in questa zona della Sicilia spesso marginalizzata? Ma le parole del Vangelo sono chiarissime. Qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Padre Ferlauto l'ha preso alla lettera e lo ha incarnato nell'arco dei suoi anni di sacerdozio, 70 e più. Giovanissimo prete, ha intuito che la sua vita doveva essere spesa per i disabili, per gli ammalati più emarginati e più dimenticati, ed è stato un profeta, un apripista dentro la Chiesa e nella storia in questa direzione. Per cui noi abbiamo l'Oasi, che è una ricchezza immensa per la Sicilia, per il territorio nostro, ma perché c'è stato un profeta che ha creduto fortemente, prima di tutto, al Vangelo. Ha detto che se Gesù lo incontriamo là, lo dobbiamo servire e ci ha dato la vita.